Patapata, come ogni anno, si preoccupa principalmente di dare la massima accoglienza ai turisti e non solo dalla mattina fino alla sera. Quindi il nostro intento è quello di dare una sorta di servizi sempre più collegati tra di loro, che partono dall'attività mattutine come potrebbe essere lo yoga, collegati con la colazione, il pranzo, fino ad arrivare agli aperitivi, alla vita notturna. È un punto di riferimento sicuramente importante per i turisti che vengono da tutta Italia. Diciamo un po' come se fosse la spiaggia sicura per il turismo della zona di Scicli. E il Patapata ha la possibilità, come abbiamo appena detto, di poter dare una serie di servizi importanti per far sì che il turista possa rimanere contento e soddisfatto in una giornata lunga, magari potrebbe essere anche difficoltosa da gestire. Da 20 anni che Patapata assicura dei nomi di calibro nazionale e anche internazionale. Anche quest'anno abbiamo delle realtà anche emergenti e non, come ad esempio Joe Evan, è sicuramente un cantautore da tenere sott'occhio, lo diventerà anche nei prossimi anni, ma Fabio Celenza, famosissimo per la sua imitazione su Propaganda Live, abbiamo World 21, ormai una garanzia qui nel mondo del reggae, un 14 agosto che di solito tiene sempre alta la bandiera siciliana, un DJ delle nostre zone che si chiama Musumeci, ormai famoso a livello mondiale, e tanti altri nomi che vi invito a scoprire dentro le nostre pagine social, dentro il nostro sito internet, e di seguire principalmente quelli che sono gli eventi che verranno da qui in avanti.